non tutta la squadra ha giocato per vincere. Ci sono giocatori che hanno giocato per perdere. E il mio obiettivo quando costruisco una squadra è quello che la squadra sia sempre unita e giochi sempre per vincere. Lo abbiamo detto in campagna elettorale. Si deve giocare per vincere. E il primo messaggio che noi riceviamo da queste elezioni è che qualcuno ha giocato dentro casa nostra per perdere. E quindi questo è un profilo grave. È un profilo grave perché non è il modo di rispettare me, ma soprattutto i cittadini che hanno creduto in un progetto. E siccome questo discorso è un discorso che viene da lontano, la cosa mi rende ancora più, cioè mi viene ancora più così facile parlarne, perché io credevo di aver costruito una squadra dove i giocatori appunto giocassero con la stessa maglietta. Perché poi questo sembrava. E allora nel momento in cui vado ad analizzare i dati e vedo quello che è successo, io devo per forza evidenziare che come voti praticamente di preferenza del sindaco, il mio saldo è meno 473, pari al 3,21. Il saldo invece del candidato di D'Alberto è 1.233 più. Questi due numeri sommati danno circa il 6% dei voti. Ma qui siamo ancora in una fase di conteggio di numeri, che rientrerebbero nella dinamica della vittoria o non vittoria di una competizione elettorale. E allora, siccome ho sentito anche molti commenti in questi giorni, no? Ho sentito commenti di chi dice che io sarei un candidato non scelto da nessuno, che io sono stato un candidato che ha disorientato. E allora bisogna tornare indietro e bisogna dire ai rappresentanti della Lega che i cittadini forse sono stati più che disorientati dalla mia candidatura, che come abbiamo detto ha rappresentato quello che il centrodestra ha nel suo DNA, perché è quello che ha avuto anche 5 anni fa. I cittadini sono stati orientati a votare in modo disgiunto direttamente il candidato D'Alberto, i cittadini della nostra coalizione, di una parte della, e diciamo anche della Lega, sono stati orientati a votare disgiunto, a votare direttamente il sindaco D'Alberto e a votare probabilmente anche un candidato o la lista del presidente della provincia, perché tutto qui nasce da un problema nato qualche mese fa, perché qualche mese fa tutti ricorderete che la Lega, il sindaco D'Alberto insieme ad altre forze hanno consentito la elezione di un presidente della provincia diverso da quello individuato dal centrodestra, e quindi c'è stato evidentemente un accordo. Io ero convinto che questo accordo fosse ormai rientrato nella dinamica normale, ma i fatti mi dicono che non è così, che questo accordo è continuato anche nella fase delle elezioni comunali, e quindi questo ha portato a far sì che il candidato D'Alberto abbia preso 600 voti secchi, come si usa in gergo, più delle sue liste, che la lista del candidato presidente abbia preso 7% e che, guardate un po', la Lega abbia preso 3, e mi sembra che in una città dove la Lega ha delle istituzioni importanti, ha il governo di istituzioni importantissime, ha presidenze, ha amministratori diretti, ha un bacino di utenza importante, un assessore regionale, ha un bacino di utenza di voti di almeno, questo dice la storia, di un 6-7%. E allora questo ha portato a far sì che è difficile vincere una partita quando tu fai un gol e i tuoi compagni fanno 2 autogol perché si sono messi d'accordo con l'avversario. E questo è molto triste, ma è triste per la città, per i cittadini, non per me, perché i cittadini vanno rispettati e per prima cosa quando si sta in una squadra si gioca tutti insieme per vincere. Lo sanno tutti,
ma nessuno lo dice. E siccome lo sanno tutti, nessuno lo dice, ci vengono a raccontare gli attori che non è così, che la responsabilità è di chi ha indicato me e hanno aderito tutti con me, ma se lo sono dimenticati che sono venuti da me. Ma io non li ho chiamati, io non li ho chiamati. Hanno aderito loro, ma perché non hanno scelto Quaresimale? Ce l'avevano il candidato, ma perché non lo hanno scelto? Di chi è la colpa? Hanno scelto me, bene così. Nel momento in cui si sceglie bisogna essere leali. E quindi sembra strano oggi questo linguaggio. Penseranno, ma Antonetti, non lo so cosa penseranno, ma invece non dovrebbero pensare niente, dovrebbero pensare che la realtà va rappresentata, perché io in Consiglio Comunale vorrò portare la lealtà, la correttezza e il rispetto dei cittadini. Quindi io questo impegno ho preso con i cittadini e questo impegno porterò avanti, perché questo è il mio modo di essere, la mia storia, la mia vita, di una persona normale, come sono normali tanti altri. Perché guardate, io faccio una domanda a voi, ma se voi foste l'allenatore di una squadra che, come ho detto prima, ha 2-3 giocatori che fanno l'autogol e si sono messi d'accordo con l'avversario, ma quando tornate negli spogliatoi cosa direste? Bravi? Complimenti, grande squadra, siamo un'ottima squadra? Non penso. E io, si va via, quando è così si manda, anzi, si fanno anche cose diverse, nel senso che si prendono dei provvedimenti seri, oltre a mandarli via. Quindi io penso che questo comportamento sia un comportamento che non mi aspettavo, ma non si aspettava nessuno. E devo dire che purtroppo questo gioco del non giocare, perché noi nella nostra squadra, io devo fare un'analisi della mia squadra, perché io ci ho messo tutto, abbiamo cercato di costruire una squadra, ho avuto persone corrette e leali a fianco a me, però non tutti hanno giocato con la maglia di chi voleva vincere queste elezioni, perché qualcuno ha giocato con la maglia avversaria, e lo abbiamo detto, e vedremo anche qualcos'altro. Qualcuno invece ha giocato con la maglia sua per dimostrare e affermare una sua forza nei confronti di una coalizione, e quindi anche questo è stato un elemento che in una squadra non tanto ci sta. E devo dire che, così parliamo, perché a me piace parlare chiaramente, non devo nascondere, in questo caso a Futuro In, perché ovviamente Futuro In ha avuto un grandissimo risultato, ma anche qui purtroppo qualche candidato ha giocato con un voto disgiunto. Però questo, quindi io ringrazio per quello che è stato fatto, perché avere il 15% in un'elezione è stato un contributo fantastico. Giocato anche e soprattutto forse per questo, perché capisco che dispiace che io abbia perso, no, mi dispiace, ma qui non è questione di dispiacere, qui ha perso la città la possibilità del cambiamento, quindi non è che c'è qualcuno che può aver vinto. Io ricordo che quando giocavo c'erano delle partite che perdevamo 20 punti, poi c'era quello che ne faceva 30 e era contento, andava a casa contento perché aveva fatto 30 punti. E la vita purtroppo non è così se vuoi giocare di squadra.